siamo con Nino Daniele, presidente dell'Osservatorio sulla Camorra. Siamo per la presentazione del libro di Piero Grasso. Insomma, di sì, qualche procuratore nazionale antimafia che ha scritto questo testo importantissimo su una questione cruciale oggi, cioè la capacità delle mafie di globalizzarsi e soprattutto di utilizzare attraverso i canali della finanza globale, in particolare dei paradisi fiscali, i grandi capitali accumulati con le attività illecite. E quindi il tema che il libro pone è di costruire sempre di più delle capacità di intelligence internazionale per poter sottrarre alle mafie questi capitali. Questo è un po' il tema che affrontiamo questa sera sulla base dell'importante libro da lui scritto, alla luce della sua grandissima esperienza di procuratore. Chi è la prima cosa che si fa? E dal punto di vista dell'osservatorio, quali considerazioni si possono fare sulla Camorra oggi, sostanzialmente a Napoli, in Campania? Ah, il tema è esattamente quello, cioè la Camorra è il nostro principale svantaggio competitivo, che la Camorra inquina il mercato, distrugge l'economia perché crea condizioni di scarsa concorrenza, pesa gravemente sulla popolazione, è un fattore di arretratezza e di sottosviluppo. E quindi liberarsi dall'invadenza dei poteri criminali e della Camorra è una condizione per poter tentare di affrontare una ripresa e valorizzare soprattutto le grandi potenzialità di cui disponiamo. E un'ultima domanda che voglio fare anche sul rapporto che lega molto spesso la politica con le soluzioni camorristiche. Come si può frenare questo fenomeno, diciamo, anche piuttosto che, diciamo, che va a minare, diciamo, la credibilità delle istituzioni? Ecco, non rischia il rapporto un po' confuso tra il rapporto perverso politica e camorra è uno dei problemi che ovviamente contrassegnano negativamente la storia del Mezzogiorno. E purtroppo dobbiamo dire oggi non solo più del Mezzogiorno, perché come era facile prevedere, le mafie non sono confinate geograficamente. Abbiamo visto che sono in grado di espandersi anche al nord, dovunque ci sono affari e ci sono soldi, la mafia cerca e la Camorra cerca. Quindi noi dobbiamo essere molto rigorosi da questo punto di vista. È un problema, come si dice, di legalità, di regole. Io dico che più c'è cattiva politica, più c'è Camorra. Per cattiva politica intendo non solo il rapporto, l'organicità degli esponenti del mondo politico ai clan, ma anche quella cattiva politica che è fatta di disprezzo delle regole, di uso del potere per vantaggi di parte, clientelismo, nepotismo. Ecco, questo crea un clima favorevole perché permette alla Camorra di incunearsi nelle istituzioni. Quindi ci vuole una forte capacità dei partiti di tenere alta la guardia e di saper isolare quando si manifestano queste forze. Affronta il tema della diffusione globale delle mafie e con riferimento appunto all'accumulo e al riciclaggio dei capitali. Ecco, si è parlato nel corso del dibattito anche della questione di questa crisi. In questa crisi, in questa fase di crisi economica, è possibile probabilmente lavorare sul sistema dei controlli? Ecco, questa secondo lei è la strada? Sì, una delle strade, certamente, cioè dei controlli, ma abbiamo bisogno anche di strumenti giuridici come l'autoriciclaggio, come la possibilità di usare sequestri e confische in maniera completa, anche per al di fuori delle misure di prevenzione personale e patrimoniale. Abbiamo bisogno che vengano ratificati tutti gli accordi internazionali che ci sono possibilità di cooperare con gli altri stati sotto il profilo dell'aggressione ai patrimoni. Abbiamo, diciamo, tante strategie, da quella di una banca dati che possa far fare indagini patrimoniali approfondite. Secondo lei, come mai il nostro paese è un po' più cercato di stampare quello di voi a comparare che siamo quasi andati? Guardi che noi non abbiamo mollato, come magistratura e forze di polizia non abbiamo mollato, solo che il problema è che abbiamo bisogno di, negli ultimi tempi abbiamo avuto dei grossi risultati. E
beni sequestrati per 40 miliardi di euro, mi pare un buon risultato. Qualche giorno fa Roberto Saviano diceva che secondo lui si sarebbe potuto fare, sarebbe aspettato di più forse da questo governo anche particolare. Lei è d'accordo con questo? No, io guardi, valutazioni politiche non le faccio, faccio una valutazione sulle indagini. Alla fine, nonostante tutto, il nucleo d'acciaio dei Corleonese, i capi alte, la struttura apicale. Quali sono brevemente le iniziative portate avanti dalla FAI? Quello di combattere i racket mettendo insieme gli operatori economici secondo il modello dell'associazionismo anti-racket, perché così diventano più forti, si difendono meglio e possono vincere la porta.